Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Dottaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Dottaviaggi ti propone 9 giorni e 7 notti in Madagascar, in viaggio di gruppo a sole 1490 euro. Trattamento soft all inclusive, barca gratuita per l'isola di Sakatia con escursioni e avvistamento balene. Prenotazioni entro il 30 aprile, partenza il 16 ottobre con volo da Verona. Dottaviaggi, viaggiare a Porto Gruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsin, provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Porto Gruaro. Lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane. Distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest, ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Porto Gruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda afro salta di Porto Gruaro, produzioni e abbigliamenti in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del lavoro afro salta di Porto Gruaro. A Torre di Mosto, CMC Venezia, abbigliamento sportivo e promozionale, t-shirt, gadget per eventi e manifestazioni, oggettistica in vetro di Murano per premiazioni e cerimonie, tutto personalizzato come vuoi tu. CMC Venezia, in via Alessandro Volta 8, Torre di Mosto. Questo numero, 20 diffusione nel Veneto orientale, ai dettagli tra Fossaltese e Porto Gruaro, il La Salute chiama Caorle, attesa per il derby tra Fossaltese e La Salute. In prima categoria, 90 ad un passo dal trionfo, altre porti lo scontro al vertice di seconda categoria, tra maggiore e quasi fuori dai giochi, arbitro al veleno per il calcio femminile Porto Gruaro. Campionati alla stretta finale con i verdetti più importanti che nella maggior parte dei casi sono ancora lungi dall'essere pronunciati. In Serie D tuttavia il finale sembra essere già scritto e, salvo sorprese, potrebbe essere proprio lo scontro diretto tra Mestre e Triestina a determinare, a 3 giornate dalla fine, il matematico ritorno dei mestrini tra i professionisti, sebbene gli alabardati, reduci dalla vittoria casalinga con il Vigasio, non intendono mollare, sperando magari che il buon momento di forma del calvinoale possa in qualche modo complicare già da domenica il cammino dell'undici arancionero, che nell'ultimo turno ha impartito una severa lezione ai pordenonesi del Tamai, relegandoli sempre in una zona play-out alla quale guarda con apprensione anche il Cordenons di mister Massimo Mian, che dopo il KO di domenica a Feltre può contare adesso su un vantaggio di sole 2 lunghezze. Domenica a Cordenons arriva il Legnago Salus in uno scontro diretto di importanza capitale, proprio quei veronesi reduci da un roboante 5-1 ai danni di un Careni Pievigina di mister Vinicio Visioli, ormai virtualmente retrocesso e al quale non resta che chiudere con onore la stagione. E in eccellenza l'equilibrio regna sovrano, quasi come in un thriller, in vetta alla classifica si è materializzato l'aggancio proprio alla vigilia dello scontro diretto in riva a Livenza tra Liventina e Union Sedico. La sorpresa è arrivata dal campo di Mogliano, dove l'Union Pro ha superato di misura i bellunesi.
Chi vincerà metterà una seria ipoteca sulla promozione diretta, ma niente potrà dirsi ancora decisivo davanti ad un finale di torneo che sta regalando non pochi colpi di scena e che dietro l'angolo nelle ultime tre giornate ne potrebbe far vedere anche altri. Parlando di sorprese, tra queste vie da annoverare proprio la battuta d'arresto del San Donà sul campo del Giorgione. I sandonatesi, dopo le vittorie con le prime due della classe che ne avevano alimentato speranze di agganciare la zona playoff, non sono riusciti a dar seguito alla serie positiva, gettando al vento una grossa occasione per sfruttare di riflesso la sfida tra le prime due della classe, al fine di ridurre il proprio divario ad una distanza tale da permettere la disputa dei playoff. In promozione, i 7 punti di vantaggio a 4 giornate dal termine costituiscono per il Vittorio Veneto un margine importante. I rossoblù hanno superato a pieni voti il primo di una serie di esami difficili che questo finale di campionato sta loro sottoponendo. Sulla carta già domenica i trevigiani potrebbero festeggiare il ritorno in eccellenza, ma in caso di vittoria a Fregona dovrebbe verificarsi la concomitante sconfitta di una robeganese che domenica ha inferto un grande dispiacere al Portogruaro. I granata portoguaresi ancora una volta sono mancati nel momento del possibile salto di qualità. Hanno sbagliato completamente partita, dovendo in tal modo ricominciare tutto da capo, preoccupandosi adesso anche del distacco dall'Union Vipo, secondo della classe, che nel caso di ulteriori passi falsi dei granata rischia di dilatarsi ad oltre 7 punti e quindi automaticamente di veder sfumare i playoff. Mister Maggio non ha gradito l'atteggiamento della squadra e si è chiuso in un silenzio stampa di riflessione in vista dell'anticipo di sabato contro il Conegliano, diventato a questo punto di notevole importanza per l'economia del proprio campionato. Ma in riva al Lemene l'attenzione alle vicende del campo va di pari passo a quella della tanto vociferata fusione con la Fossaltese. Ancora non è stato messo nero su bianco, ma tra le due società siamo ai dettagli. E allora si parla tanto di fusione tra Fossaltese e Portogruaro. La scorsa settimana abbiamo sentito un po' qualche anteprima da parte del DS della Fossaltese, Flavio Tamai. Adesso siamo con il vicepresidente del Portogruaro Calcio, Giorgio Furlanis. Dunque, qual è la vostra posizione in merito? Ma diciamo che sì, ci sono tante chiacchiere, ci sono state tante parlare, però niente di effettivo, nel senso. Da parte mia, come vicepresidente, mi auguro che il più presto avvenga questa fusione o altre fusioni, perché credo che la realtà per queste squadre a continuare a dare un servizio e avere persone e campi di gioco, forse l'unico modo per raggiungere certi obiettivi è proprio l'unione fa la forza. Io sono sempre stato un promotore di questo e credo molto in queste cose. Spero che il Portogruaro con i Fossalta o altre squadre possano farlo prima o dopo, perché penso sia l'unica salvezza per garantire un buon calcio e dare un grande servizio a tutti. Questo sì, sono pienamente d'accordo io su questo fatto. Ecco, diciamo un pur parlé, però qualche contatto insomma c'è stato e ci sarà anche in futuro. Ma mi auguro che ci continui, dopo sapere come andrà a finire non si saprà, però insomma ogni città sta riflettendo, all'interno della città ognuno ha la sua idea. Io sono di quelli che magari domani, magari ieri fosse stata una fusione che fosse alta o anche con altre città, perché io sono stato uno dei promotori dentro della rete e questa rete ha dato dei frutti, per cui la rete Portogruaro, San Nicola Aurora e Virtus Umaga dà dei frutti, però bisogna ampliarla e unire le forze più importanti. In questo caso Fossalta ben venga, perché è una struttura forte, con organico, con esperienza, ritengo che i dirigenti e lo staff di Fossalta sia un'ottima società di calcio. La geografia del calcio del Veneto orientale potrebbe cambiare anche in riva all'Adriatico, coinvolgendo proprio la salute. I canarini sarebbero pronti per un progetto di unione delle forze con il Caorle e la San Giorgese, che ha trovato consensi anche dall'assessore dello sport del comune di Caorle, Giuseppe Boato. Un progetto che punta alla Serie D nel giro di qualche stagione, che però al momento attuale trova resistenze proprio da parte della società caorlotta. Io la vedrei come una grossissima opportunità per il territorio, soprattutto in questi tempi un po' così di depressione economica, dove molte società fanno fatica, dove le istituzioni concedono sempre meno risorse economiche per via di questa congiuntura generale economica che c'è. Quindi per me questo tipo di iniziativa, se dovesse andare in porto, sarebbe solo una ricchezza per il territorio e per
e per tutta la gente di Caule, San Giorgio e la Salute. Unire queste risorse avvicinerebbe degli investimenti importanti, degli sponsor importanti che già stanno sondando il terreno e già si stanno avvicinando, e questo di conseguenza porterebbe sicuramente in futuro a degli obiettivi che possono essere anche diversi da quelli della promozione, quindi puntare magari a una categoria più alta, che secondo me sarebbe alla portata, per vista la ricchezza del territorio e gli investimenti che si potrebbero, e le strutture e gli investimenti che si potrebbero avere da un progetto del genere. E la Salute è uscito malconcio dall'ultimo impegno casalingo con la Bazzolese, partita da dimenticare, e i fantasmi della zona playout che si ritornano a vedere in riva a Livenza, proprio quando siamo alla vigilia di un derby sul terreno di una Fossaltese ritornata in corsa per i playoff dopo la vittoria di Conegliano. Sebbene in casa biancoverde, la festa sia tutta per la salvezza anticipata. Si giocherà sempre in anticipo sabato, con inizio alle ore 15:30, una partita difficile da interpretare, che per obiettivi diversi nessuno vuole perdere, ma che per il fattore campo e la prolificità sottoporta vede partire con i favori del pronostico i Fossaltesi. Fossaltese con i favori del pronostico, perché sta dimostrando in questo momento di meritarsi la posizione che merita, che è davanti a noi, quindi loro sicuramente partono con i favori del pronostico. Però dal punto di vista della prestazione del campo credo che sarà una partita ad armi pari, equilibrata, combattuta come l'andata e aperta secondo me a qualsiasi risultato. Molta attenzione ovviamente al loro bomber Stefano Della Bianca. Un ottimo giocatore, mi ha impressionato perché è un giocatore concreto, esperienza, vede la porta, ha fatto molti gol e quindi devo assolutamente fargli i complimenti. Non è solo Della Bianca, hanno un ottimo organico, un'ottima organizzazione come ho detto, e quindi sono una squadra difficile da affrontare, e quindi dovremo fare un'ottima partita per portare a casa dei punti. Purtroppo dovrai fare i conti ancora con dei problemi di formazione. Difensivamente abbiamo sì qualche piccolo problemino, cercheremo di recuperare qualche elemento, vediamo se uno tra Guglielmini e Pasiam riuscirà a essere in campo sabato. Abbiamo la squalifica di Berto, quindi difensivamente vedremo come poter gestire la situazione. Per quanto riguarda il resto dell'organico, siamo al completo, a metà campo in attacco, quindi non abbiamo nessun tipo di problema. Diventa veramente importante quanto minimo uscire con dei punti. Ma io non la metterei come una sfida da dentro o fuori, perché mancano ancora 4 partite. Io guardo tutto il calendario nella sua globalità, quindi non c'è solo la sfida con la Fossaltese, ma abbiamo anche Conegliano in casa, Robeganese in casa, e poi l'ultima partita andiamo a giocare col Plavis, che è ultima in classifica. Quindi io farei un'analisi sulla globalità di queste 4 partite che mancano. Resto fiducioso, credo che la squadra possa fare in queste 4 partite i 3-4 punti che ci mancano per la salvezza matematica, credo, a questo punto. Sì, vai, siamo lì, e mancano poche partite, però nonostante l'obiettivo raggiunto, penso che noi, tutta la squadra, tutta la società voglia continuare a far bene fino alla fine. Ecco, quindi la Salute che sabato affronterete in anticipo, non si può aspettare una Fossaltese così già deconcentrata? No, beh, assolutamente, noi stiamo continuando a testa bassa e arriveremo a domenica come tutte le domeniche, come tutte le domeniche che abbiamo affrontato durante l'anno. Anche perché a questo punto sarebbe anche un fatto, diciamo, d'orgoglio proprio poter centrare i playoff, per quanto magari con il regolamento di quest'anno non possono anche portare a niente. Ma beh, adesso sinceramente siamo fortunati perché possiamo giocare con magari la testa un po' più libera, un po' più spensierati, e magari questa cosa può essere anche un'arma a nostro vantaggio, quindi non ci siamo rilassati, non ci stiamo rilassando, stiamo continuando a dare tutto per tutto fino alla fine e poi vedremo. Senti, qual è stata la vostra forza quest'anno? La nostra forza secondo me è stato il non mollare mai e andare a mille in tutti gli allenamenti ogni giorno, e pensare sempre
diciamo a step, ogni allenamento, ogni partita, a dare il 100%. Diciamo che l'obiettivo è stato raggiunto prima del previsto. Adesso logicamente puntiamo a fare più punti possibili, se riusciamo ad arrivare ai playoff bene, altrimenti va bene lo stesso, non è che adesso dobbiamo facciarsi la testa se non ci arriviamo. C'è stato un anno secondo me positivo per vari motivi, perché comunque la società è stata presente, i giocatori sempre presenti, un mix giusto tra giovani e vecchi, e abbiamo fatto un anno positivo. C'è qualche rammarico che avete, vista poi la classifica, insomma siete lì in zona, sotto la zona playoff? Diciamo qualche rammarico c'è, perché comunque adesso vedendo anche chi è davanti di noi non è così superiore, però vabbè, non è che possiamo adesso, bisogna anche vedere il lato positivo, che comunque siamo cresciuti bene come squadra da inizio ad ora e va bene così. Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Rotaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Rotaviaggi ti propone 9 giorni e 7 notti in Madagascar, in viaggio di gruppo a sole 1490 euro. Trattamento soft all inclusive, barca gratuita per l'isola di Sakatia con escursioni e avvistamento balene. Prenotazioni entro il 30 aprile, partenza il 16 ottobre con volo da Verona. Rotaviaggi, viaggiare a Porto Gruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsin, provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Porto Gruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest, ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Porto Gruaro, telefono 0421 27 3258. Heroes, la grande moda a Fossalta di Porto Gruaro, produzione e abbigliamento in pelle per i più grandi marchi. Heroes è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Heroes, in via del lavoro a Fossalta di Porto Gruaro. A Torre di Mosto, CMC Venezia, abbigliamento sportivo e promozionale, t-shirt, gadget per eventi e manifestazioni, oggettistica in vetro di Murano per premiazioni e cerimonie, tutto personalizzato come vuoi tu. CMC Venezia, in via Alessandro Volta 8, Torre di Mosto. Con 11 punti di vantaggio per il novente ritorno in promozione a distanza di oltre un ventennio è ormai cosa fatta. Ai neroverdi serve l'ultima vittoria, l'ultimo colpo di reni di una stagione altisonante per poter stappare la bottiglia e brindare ad un traguardo cercato e costruito nell'arco degli anni sulla base di un progetto ben preciso. Mai più come in questo campionato il risultato è figlio di quanto visto sul campo, senza che vi sia alcun dubbio circa i meriti di una squadra che ha dominato in lungo e in largo, trovando solo, sino a quando le cose in riva all'Adriatico non sono precipitate sul fronte societario, la resistenza del Caorle. I litorani adesso vedono concretamente a rischio anche la partecipazione ai play-off dopo il pareggio sul campo del Cavallino, che è significato l'assorbimento da parte del gruppo di formazioni che lottano alla pari per raggiungere il traguardo dei play-off. Domenica è chiggiato delicato scontro diretto con il Marcon. Per i rossoblù sarebbe già fondamentale non perdere, sperando magari in qualche favore da parte della Iulia Sagittaria, che ormai, senza più alcun obiettivo, affronta la Milanese esclusivamente per chiudere in maniera onorevole un campionato che si è rivelato al di sotto delle attese.
In coda da questa settimana è arrivato anche il verdetto matematico circa la retrocessione del Lugugnana al termine di una stagione che per il Granata portoguaresi è stata un'agonia infinita, ad incominciare dalla programmazione estiva. La seconda categoria invece ha perso forse in maniera definitiva il premaggiore per quel che riguarda la lotta al vertice. I Blaugrana, adesso staccati di 5 punti, avevano a disposizione lo scontro diretto con il Treporti per restare in corsa, ma la vittoria è andata ai Lagunari, che si mantengono quindi al vertice della classifica con un punto di vantaggio sul Ponte Crepaldo, vittorioso con il Musile 1000. È stata una bella partita giocata a viso aperto, non volevamo certo perdere, essendo con il Ponte Crepaldo così a ridosso, eravamo solo costretti a vincere. I ragazzi si sono impegnati al massimo e alla fine siamo stati premiati, anche forse era più giusto un pareggio, per essere sinceri, perché loro hanno dato davvero tanto. Però altre partite si sono risolte in maniera negativa per noi, oggi ci è andata bene, ma penso che non abbiamo rubato niente per lo spirito e per l'agonismo che ci abbiamo messo. Adesso speriamo bene per il proseguo, rimaniamo ancora primi, ma ci sarà ancora molto da soffrire. Una gara giocata a viso aperto a tutte e due le squadre, che non hanno disegnato comunque un ottimo gioco. Forse il plauso maggiore va dato alla vostra squadra, visto che è riuscita a trovare le reti del 2-1 e del 3-2 nell'immediate vicinanza dei pareggi avversari, quindi una prova d'orgoglio e anche una prova ottima a livello mentale. Sì, giusto, dici bene, noi sapevamo che dovevamo vincere ed eravamo preparati, se eventualmente questo non fosse, cercare subito di fare gol, perché per noi era troppo importante vincere. Però bisogna essere sinceri, siamo stati un po' premiati, perché non è facile per due volte trovare subito il gol. A noi oggi ci è andata bene, ma penso che lo spirito ci abbia aiutato molto. Comunque si può dire una gara che ha lasciato ottimi indizi per il futuro, per la vostra squadra. Insomma, questa vittoria potrebbe essere un passaggio importante verso la promozione, perché comunque ottenuta contro un'avversaria diretta. Sì, sicuramente sì. Loro sono una squadra buona, buonissima, fanno un buon calcio, aggressivo, fisico, e non era molto semplice venire qua a vincere. Per il proseguo del campionato sicuramente è stata un'ottima vittoria, una vittoria forse determinante, perché altrimenti saremmo passati secondi. Mi sembra che il Ponte Crepaldo, non so, ma abbia vinto. Adesso però bisogna conquistarci quello che ci rimane. Ci saranno quattro partite che bisogna assolutamente vincere, e non sarà facile, ma noi ci proveremo e ci crediamo come ci siamo sempre creduti. Il premaggiore è stato agganciato in classifica anche dal Bibione. I litoranei vogliono chiudere alla grande il campionato pur adesso, dopo la venuta qualificazione, essendo con la testa tutta rivolta alla finalissima di Coppa del 12 aprile con il Montebello, squadra al comando del rispettivo girone che, in caso di vittoria del campionato, spianerebbe automaticamente la strada al Bibione, che comunque va dalla finale, acquisirebbe i diritti sportivi per disputare la prossima stagione in prima categoria. In coda il sindacale ha espugnato di misura il campo del Taglio Veneto, dilatando a 7 i punti di vantaggio sulla zona play-out, ipotecando in tal modo la salvezza anticipata. Una grande soddisfazione per il tecnico Marco Lescarini, subentrato a campionato in corso, sebbene sia lui stesso a tenere sempre alta la guardia nei suoi giocatori, sino a che non vi sarà anche il conforto della matematica. Allo stesso modo fondamentale anche il successo del Gruaro con lo Jesolo, che permette ai biancorossi di staccarsi in maniera consistente dalla zona salvezza. 5 punti di vantaggio da gestire in un finale di campionato dove il calendario per Taglio Veneto e Libertas Ceggia, che al momento dovrebbero giocarsi il play-out, risulta decisamente più impegnativo. Anche la terza categoria è pronta per il rush finale. La Giussaghese ha 2 match ball da giocarsi prima dello scontro diretto con la San Giorgese, seconda forza del campionato, che potrebbe quindi essere ininfluente ai fini della promozione. In zona playoff l'unico punto interrogativo è la regola dei 7 punti. Melo e Cessalto stanno lottando per non staccarsi oltre il Lecito da San Giorgese e Annonese, al fine di potersi garantire la semifinale. Intanto il mercoledì in terza categoria ha offerto il ritorno delle semifinali del trofeo Veneto Orientale. San Giorgese e Annonese dovevano recuperare il doppio svantaggio dell'andata maturato rispettivamente con Evolution Team e Meolo. È finita con la qualificazione per la finalissima della San Giorgese, che si è imposta per 4-1 sul campo amico, e del Meolo, che ha ribadito la superiorità espressa all'andata in trasferta, vincendo per 3-0 anche in casa. Ecco, a parlare di calcio femminile con il vice allenatore del calcio femminile portoguaro, Dario Serre. Siete reduci da uno scontro con la prima della classe, finita male, perché insomma dal canto si sapeva che voi affrontavate questa partita in condizioni veramente rimaneggiate.
Sì, condizioni rimaneggiate, è da un periodo piuttosto lungo, nel senso sarà circa un mese che andiamo in campo con una formazione tirata, ogni domenica dobbiamo inventarci una o due giocatrici fuori ruolo, la situazione inizia a farsi un po' pesante. Andare ad affrontare le più forti in queste condizioni è un handicap non indifferente. Andavamo a giocare sul loro campo, loro erano molto in forma e purtroppo il risultato è stato molto molto negativo. Ecco, non essendoci più alcun traguardo di classifica, l'obiettivo finale di questo campionato dovrebbe essere quantomeno di chiudere con un certo orgoglio, in maniera onorevole. Certo che in questo modo risulta ancora più difficile. Sì, risulta difficile. Già domenica, per esempio, ne abbiamo avuto altri due infortuni che complicano ancora di più la partita di domenica questa. Abbiamo il capitano che ha ricevuto un brutto calcio sul ginocchio e per questa settimana non la vedremo, vediamo forse se riusciamo a recuperarla per la partita, ma francamente ho un po' di dubbi. Abbiamo Silvia, che è una ragazza giovane che ha riportato la frattura di una costola e lei ormai ha chiuso il campionato. Ecco, chiudere con orgoglio sì, obiettivi di classifica non ce ne sono più, ma abbiamo obiettivi comunque di squadra. Nelle ultime partite abbiamo la possibilità di far fare minuti, di far fare esperienza alle ragazze più giovani. Purtroppo una di queste si è infortunata domenica, però per le altre ci sarà spazio. Puntiamo a portare avanti quello che è il progetto di crescita della squadra, al di là di chi ci troveremo ad incontrare, perché domenica abbiamo comunque la seconda, poi abbiamo una pausa, domenica dopo abbiamo una terza in classifica e l'ultima la chiudiamo con una squadra che conosciamo abbastanza bene. L'obiettivo di queste gare sarà mettere esperienza a gambe, un po' di esperienza tattica nelle più giovani. Ecco, tornando un po' a quel che è stato domenica scorsa, siete stati decisamente bastonati anche dal direttore di gara, è arrivata veramente una pioggia di squalifiche ad aggravare già questa situazione precaria. Beh sì, il direttore di gara diciamo che ha avuto una mano molto pesante, nonostante durante la partita abbia avuto un arbitraggio assolutamente leggero nei confronti un po' di tutti, ha fischiato poco o niente, quindi gli animi si sono scaldati parecchio. E non lo so, forse a fine gara ha messo in gioco tutto quello che non ha messo durante la partita e noi ci ritroviamo con due squalificate per due giornate, espulse in campo al 90esimo, quindi la partita, la gara già chiusa, e con due settimane di squalifica per Rudy il mister e per Dorella una delle dirigenti, quindi sì, è stato piuttosto severo. So che la società si è mossa nei confronti della federazione arbitri, segnalando un po' la condotta arbitrale non proprio consona ad una partita di FIGC, e adesso niente, ci facciamo le ferite e andiamo avanti, insomma. Domenica è una pagina brutta del calcio, almeno nostro femminile, perché siamo andati per giocare una partita di calcio, poi alla fine non è stato così, insomma. A me dispiace per le ragazze che hanno visto una realtà che purtroppo fa male, ma purtroppo forse aiuterà a crescere e a capire che molto spesso purtroppo ci sono delle regole e molto spesso succedono avvenimenti che anche vanno oltre a quello che uno pensa, ecco. E purtroppo lì è stata un po' rovinata, ritengo, non solo io ma tutti hanno detto, insomma il pubblico, che l'arbitro non ha gestito equamente una partita che doveva essere solo un divertimento, e noi sapevamo di andare lì e purtroppo in deficit con le ragazze e sicuramente avremmo perso, ma purtroppo l'arbitro ha aggiunto un arbitraggio un po' osceno, direi, che ha permesso poi alla fine di portare a casa quattro ragazze infortunate, di cui una con la costola rotta, un'altra in ospedale per il ginocchio. Non mi dilungo ancora a raccontarvi cosa è successo, ecco, perché è una pagina che voglio un po' dimenticare, ecco. Però era giusto che la gente sappia che purtroppo alle volte le situazioni avvengono perché non vengono gestite bene da
da certi arbitri che purtroppo potrebbero agevolare queste situazioni in campo. Poi è stata anche calcata la mano e infatti nel comunicato sono arrivate una serie di squalifiche che infatti metteranno a rischio anche la partita di domenica, perché non so come farete a fare 11. Sì, è vero, sì. Tra l'altro si è giunta poi oggi la comunicazione di avere due espulsi per cartellino rosso per due domeniche, per cui sia il centravanti che il trequartista Bolena e la Sara Feletti. E si è aggiunta poi anche poi una squalifica assurda che di la dirigente Dorella Gardin e il nostro mister, quali poi tra l'altro non hanno né fatto nessuna formazione con l'arbitro, anzi forse meritavo io di essere ammonito perché io forse mi sono fatto prendere un po' la mano, ma il mister e la Dorella, forse Gardin, non c'entrava nulla in tutto questo fatto. E per quanto riguarda domenica, sì, domenica saremo contati e comunque cercheremo di far giocare le più piccole per entrare in 11 in campo. Speriamo che recuperare due ragazze, e così abbiamo l'organico per giocarci questa partita con la Triestina calcio femminile.